Che gente strana in giro la sera. Non so chi frequenta questo locale, speriamo non sia l'ultima. Comunque dicevo, Claudio Batelli a 11 anni faceva la quarta elementare perché era bravissimo già con la chitarra, ma insomma a scuola frequentava Al Capone, che è una scuola di periferia lì. E però scriveva delle bellissime canzoni, già suonava più o meno così, che Batelli si è fermato a 11 anni. E ha scritto un pezzo molto bello, devo dire, che si chiamava Vorrei che tu sarebbe qui, che era bravo con la chitarra ma la pippa con i congiuntivi. Che cosa è successo? Che il bidello della Al Capone aveva un amico, che c'aveva un amico in Inghilterra che era amico del cognato del... giusto? Ho di incazzate? Ok. Fu amico del cognato del... ho perso il filo, il cugino, sì, poi c'era il nipote del genero, no? Esatto, nipote del genero di Nick Mason dei Pink Floyd. Avete già capito la brutta cosa che vi sto per raccontare. Che cosa successe? Che praticamente questo brano arrivò all'orecchio di Nick Mason, che chiese What's the name of this tune? E quello di Vorrei che tu sarebbe qui. What does it mean? Wish you were here. Oh, it's a funny tune, I like it. Oh, l'hanno fatta i Pink Floyd. Hanno rubato il pezzo del piccolo Batelli, ma noi questa sera gli rendiamo giustizia e lo facciamo nella versione originale batelliana. Ogni tanto ci vuole un po' di rivendicazionismo. And then
Okay.